ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio farvi conoscere, voglio presentarvi due new entry della famiglia. È stata una cosa un po' così improvvisata, non era in programma. Se mi seguite su Instagram sicuramente avrete visto qualche stories, qualche foto e saprete di cosa sto parlando. Qua sulle mie gambe ho ben due cagnolini. Avevamo sì io e Ste intenzione, una volta pronta la casa e una volta andate a vivere insieme, di prendere un cagnolino piccolo, però insomma aspettavamo che la casa fosse pronta. In realtà abbiamo iniziato soltanto adesso a fare i lavori, ci sono ancora tantissime cose da fare, bisogna scegliere i pavimenti, le porte, pitturare, stiamo facendo anche un altro soppalco sopra quello che già abbiamo, insomma tante cose e la casa insomma non è ancora pronta, ci vorranno diversi mesi, credo per la primavera prossima. E quindi la nostra intenzione era quella di prendere il cagnolino una volta andati a vivere nella nuova casa. Però cos'è successo? La mia vicina di casa ha una chihuahua che si è accoppiata con il chihuahua di suo fratello e hanno fatto quattro cuccioli, una cucciolata di ben quattro piccolini. Due erano già stati scelti e ne restavano disponibili due. Una sera, tornando da lavoro, ho visto uno di questi quattro cuccioletti che stava andando insomma dalla sua futura padrona e mi sono innamorata, veramente bellissimi, sono dei chihuahua. E quindi il giorno dopo, così soltanto per curiosità, per guardarli, siamo andate io e mia mamma a vedere questi cuccioli e ce n'erano appunto rimasti due, la femminuccia nera e il maschietto bianco. A me sarebbe piaciuto tantissimo una femminuccia chiara, però la femminuccia era scura e il maschietto invece era chiaro. A me piaceva tantissimo anche il maschio, infatti io quasi sono andata subito diretta con il maschietto, mi ha dato subito, fatto un po' di foto, le ho mandate a Ste, ma non pensavo poi effettivamente di prenderli a casa. Ho fatto anche un sondaggio su Instagram e ha vinto la cagnolina nera, infatti alla fine abbiamo scelto lei. In realtà la scelta l'ho fatta fare a Ste perché mi piacevano tantissimo tutti e due, mi ero innamorata di tutti e due, quindi sia la femminuccia che il maschietto mi piacevano, quindi ero contenta per entrambi, di entrambi. Quindi ho detto: Ste, decidi tu cosa vuoi fare, quale vuoi prendere. Lui ha scelto la femminuccia, che adesso è qua sulle mie gambe, sta dormendo, cioè dovreste vedere quanto sono carini, tutti e due stanno dormendo uno sopra l'altro. E adesso la devo svegliare, mi dispiace tantissimo perché sta dormendo. Comunque, eccola qua la nostra cagnolina. Lei si chiama Gioia, ha soltanto un mese e mezzo, infatti dovrà stare ancora con la sua mammina per 15-20 giorni ancora, però avendola qua vicino casa, perché è proprio la mia vicina di casa che ce li ha, vado sempre a prenderli un paio di ore al giorno per conoscerla, per farla conoscere anche al mio cane, perché comunque io ho un cane già da 10 anni che è abbastanza geloso, è un meticcio di taglia media. E quindi insomma voglio farli conoscere piano piano tutti i giorni, vero? È carinissimo, lei è super dolce ma è molto tremenda, è super super tremenda, quando siamo in giro vuole sempre stare giù, vuole camminare e di questa cosa in realtà sono molto contenta, non voglio viziarla troppo, vero? Grazie. Mentre invece l'altro maschietto bianco, direte: perché ce l'hai tu? Perché è qua a casa? Perché alla fine l'hanno preso il fratello del mio moroso per i suoi bambini. Loro hanno già una bassotta. Quando noi abbiamo deciso di prendere Gioia, gliel'abbiamo portata a casa per fargliela conoscere, si sono innamorati e gli ho detto: guardate che c'è anche un maschietto bianco se vi può interessare. Quindi ho preso lui una domenica, li ho portati tutti e due e là, insomma, e appena l'hanno visto si sono innamorati e quindi alla fine hanno deciso di prendere questo piccolino tutto tutto bianco. Lui si chiama Leone, nome super azzeccato, vero? È tutto chiaro ma la parte sulla schiena leggermente qualche sfumatura sul nocciola e poi al musetto un po' più scuro, ha la riga sul nasino bianca. Oddio che sonno, Leone, che sonno, anche lui è bellissimo, infatti io mi sono innamorata anche di lui. Mi sarebbe piaciuto tantissimo chiaro, un chihuahua chiaro, però volevo la femminuccia, quindi alla fine abbiamo scelto Gioia, vero? Però sono comunque molto contenta che il fratello mio moroso ha deciso di tenere lui, perché così almeno cresceranno insieme, perché loro tra l'altro si trovano tantissimo, loro due giocano tantissimo, sono quattro cuccioli, in realtà si trovano tutti tantissimo, però insomma mi dispiaceva non prendere anche lui.
fosse stato per me, li avrei presi tutti e due subito. Però non avendo ancora la casa pronta e tutto quanto, abbiamo detto partiamo con una, poi sicuramente più avanti ne prenderemo un altro maschietto, e sicuramente sarà chiaro, perché comunque mi piace anche il chihuahua chiaro, e perché poi vorrò fargli fare i cuccioli, quindi dovrà arrivare anche un maschietto, un altro compagno, vero? E quindi lui sarà il nostro vicino di casa, sono contenta perché lo vedrò tutti i giorni, crescerà comunque anche insieme a noi, vero? Gioia sta dormendo adesso qui sul letto, sta dormendo tranquilla. Ne hai patato? La tua sorellina dorme, lui in realtà è molto più tranquillo. Adesso vabbè, lo vedete calmo e tutto, anche lui stava dormendo, però è molto più tranquillo di lei. Oddio, ha proprio sonno anche lui. Mentre invece Gioia è molto, ma molto più tremenda, tremendissima. Però adesso è talmente stanca che non si vuol far vedere. E appunto, come vi dicevano, soltanto un mese e mezzo, infatti non pesano credo neanche un chilo, sono veramente leggerissimi, dolcissimi, mi sono innamorata subito di loro e non vedo l'ora di averli definitivamente, di averla anzi definitivamente, perché poi lui andrà appunto dai nostri nipotini, però almeno lo potremo vedere anche lui tutti i giorni. Sono contenta che cresceranno insieme, ecco, perché sono veramente legati. E quindi insomma, mi dispiaceva non prendere anche lui, non avere anche lui con noi. E invece alla fine abbiamo preso anche te. Yeah, sei contento, Leone? Gioia si è svegliata. Tra l'altro io adesso devo andare a lavoro, quindi la rimetto giù, la faccio dormire un pochettino. Oddio, anche lei che ha sonno, poverini. Sono molto bravi tra l'altro, perché sanno già fare la pipì sul tappetino, quindi fantastico. Niente, fatemi sapere ragazze se vi piacciono i chihuahua, se vi piacciono i cani in generale, se anche voi li avete, e se magari avete un chihuahua datemi qualche consiglio su come insomma farli crescere, perché so che il chihuahua è una razza che con i padroni è super tenera, super coccolosa, mentre invece con gli altri sono un po' antipatici, invece vorrei che fossero simpatici, carini e coccolosi con tutti, davvero con qualsiasi persona. Dolce, dolcina, Gioia! Cosa succede? Ti hanno svegliato? Ti abbiamo svegliato, poverina. E nulla ragazze, spero che questi piccoli vi abbia fatto piacere conoscere questi due piccolini. Tra poco arriveranno definitivamente in famiglia. Guardate Gioia, ecco, come vi dicevo prima, che è un po' più agitatella lei. Niente, noi vi mandiamo un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Salutate! Ciao! Ciao ciao!